quella lettera, in sostanza, il disvelamento del re nudo da parte della moglie legittima, la compagna, che già non era ovviamente compagna, è stato un passaggio, direi, fondamentale. Come nasce quella lettera? Tu allora eri direttore di Repubblica. Come arriva quella lettera sulla scrivania del direttore di Repubblica? Tu te lo ricordi? Era capitato qualche volta di parlare con la First Lady, perché magari telefonava per commentare qualche articolo, per contestare o per dire che era d'accordo con qualche articolo. L'avevo conosciuta e mi ha telefonato e mi ha detto: "Ma se io le mando una lettera su mio marito, lei la pubblica?" E io le ho detto: "Certamente, la voglio vedere, ma certamente la pubblico." E lei la pubblica senza tagliarla? Dico: "Ma normalmente io non taglio gli articoli che concordo." Ed è arrivata questa lettera alle 5 del pomeriggio, l'abbiamo messa in pagina e abbiamo fatto anzi due impaginazioni diverse, una mascherata che era con la lettera di Veronica Lario, perché non si sapesse nemmeno all'interno del giornale, per evitare fughe di notizie e mantenere lo scoop, e una seconda pagina finta, una seconda prima pagina finta, che è andata avanti fino alle 8 o alle 9 di sera, e poi il giornale ha preso coscienza che c'era questa cosa, insomma. E Ma in ovviamente qualunque... lì è salita, come dire, l'eccitazione di comunque raccontare un passaggio storicamente importante. Le reazioni del giorno dopo quali sono state? Nel senso che io me lo ricordo visivamente, no? Quella è la prima pagina di Repubblica che dice: attenzione, perché esiste un problema enorme come una casa, che è un problema etico, è un problema economico, è un problema politico. Vai, Ezio. Naturalmente ci hanno accusati, perché teniamo presente che Berlusconi era l'uomo più potente del paese, accumulava un potere mediatico, l'universo televisivo era nelle sue mani, ben più che nella lottizzazione di tutti gli anni precedenti, perché lui era padrone della televisione pubblica per via politica ed era padrone della televisione privata per via proprietaria, che non aveva mai voluto dismettere. E le televisioni allora contavano molto più di oggi nella Sì, formazione questo è dell'opinione. vero, Poi questo è aveva vero. giornali e poi aveva un Anche i consenso giornali anche. contavano di più, però, Ezio, forse. Non c'è Ci viene da dire a dubbio, Stefano e a me. non c'è dubbio, e aveva consenso anche nei giornali italiani. Per cui ne siamo stati accusati di aver fatto saltare i confini tra privato e pubblico, ed è stato facile dire che lo aveva già fatto Berlusconi. Noi ci Certo. siamo semmai sulla scia di Veronica Lario infilati in quel varco. E poi sono nate le 10 domande, perché riflettendo sui problemi che questa lettera poneva, pensa in qualunque paese civile del mondo, se la First Lady, la moglie del Presidente del Consiglio in carica, lo avesse accusato di essere malato, di essere in mano ai ricatti di queste giovani ragazze, che cosa sarebbe nato? E quindi sono nate le 10 domande che D'Avanzo ha scritto, le abbiamo mandate a Gianni Letta, dicendo: aspettiamo una risposta da Berlusconi, aspettiamo fino a martedì, 4 giorni, e quando la risposta non è arrivata le abbiamo pubblicate e siamo andati avanti fino a quando Berlusconi non ha risposto.